Prima però lasciamo la parola a Giuseppe Giacon, vicepresidente dell'associazione. Buongiorno a tutti, grazie, ma l'avete già fatto il presidente che vale e rappresenta tutti. Allora, volevo chiamare invece qui vicino a noi il capocoia dei Castells, che in questi giorni hanno, come dire, portato in maniera forte un pezzo della cultura catalana, perché la cultura catalana sono i Castells, ma sono anche tutti i giochi che abbiamo visto qui al Toccati, che continuiamo a vedere, e per noi è molto importante. Lo andiamo, come dire, a fare un piccolo presente e un ringraziamento, in quanto i Castells sappiamo che è già patrimonio dell'umanità per l'UNESCO, quindi questo è un auspicio che nel futuro tutti i giochi che noi stiamo in qualche maniera raccontando in questo festival diventano loro stessi patrimoni dell'umanità, patrimoni culturali immateriali. Quindi chiamerei il rappresentante, prego, della COIA, Dixet Dalcover. È un piccolo presente, è una riproduzione ovviamente della grafica del manifesto 2015 del festival dedicato alla cultura della Catalunya, come ospite d'onore. E noi non abbiamo targhe d'oro, di bronzo, l'idea nostra è sempre quella della semplicità, e quindi il segno per noi ovviamente anche nel dare un piccolo presente, ma significativo. Do la parola al capo Cogna, Manera. Buenas, es para nosotros un honor ser aquí y en representación de los castellers, y bueno, muy agradecidos a tothom, hem estat molt bé, y no res, gracias a tothom. Grazie ovviamente. L'immagine di questa edizione non può essere che l'immagine del Castell, che è patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi io passerei adesso alla presentazione effettiva del libro. Abbiamo pochi minuti, ci siamo alcuni di voi lo conoscono, perché è un lavoro che è durato 4 anni, è un lavoro dell'associazione, un lavoro di ricerca tra le comunità ludiche tradizionali dei vari territori italiani. È un lavoro che è costato all'associazione non solo in tempo, anche in denaro, ma che a più riprese ci siamo detti vale assolutamente la pena di farlo. È la prima inchiesta sulle comunità ludiche tradizionali. Sono 34 quelle che ci sono all'interno di questa edizione. Le comunità ludiche tradizionali sono molte di più, ne sono state stimate al ribasso circa 800 in Italia. Parlo di comunità ludiche tradizionali, non parlo di giochi. I giochi probabilmente sono in numero minore, perché molte organizzazioni, molte comunità ludiche operano nello stesso ambito. Però sono un patrimonio italiano, e sono a nostro parere un patrimonio dell'umanità, perché le comunità ludiche, lavorando alacremente e tante volte con poco risultato, poco riscontro, perlomeno per quanto riguarda la possibilità di relazione con le proprie istituzioni, nonostante queste difficoltà continuano
a lavorare affinché la cultura del proprio territorio attraverso il gioco tradizionale continui e venga trasmesso alle nuove generazioni. Questo è un po' il ragionamento di base che ci ha fatto comunque continuare in questa ricerca e siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo risultato. Questo risultato non vuole essere un punto d'arrivo, ma vuole essere un punto di partenza, nel senso che l'idea dell'associazione è quella di continuare in questo lavoro per cercare di documentare il più possibile anche le altre comunità, quindi è un primo numero questa edizione. E io spero che al di là di tutto questo libro serva in primo luogo alle comunità per farsi forti nei confronti delle proprie istituzioni, per far capire che non sono isolati, per far capire che è un mondo che c'è, che esiste e che viene trasmesso, un mondo con dei valori assolutamente molto importanti da trasmettere alle nuove generazioni. E speriamo con questo libro di aver favorito anche il lavoro delle associazioni sul proprio territorio. Abbiamo avuto la possibilità di entrare in relazione con le comunità e abbiamo scoperto noi stessi un mondo che per molti aspetti ci era sconosciuto. Ogni piccola comunità, e chi avrà modo di vedere il libro, ci sono situazioni completamente diverse. Abbiamo strutture molto importanti, federazioni sportive molto importanti, molto organizzate, molto attive. Abbiamo piccole realtà che indubbiamente fanno molta più fatica a portare a lavorare sul proprio territorio, ma alcune volte sono addirittura disconosciute. Mi è capitato qualche mese fa di andare in un piccolo paese della nostra provincia a presentare il libro, e per l'occasione i giocatori erano riusciti a far venire il vice sindaco, l'assessore alla cultura. Il mio stupore è stato quello che loro non conoscevano assolutamente il lavoro che stanno facendo questa comunità. Questo per dire le difficoltà tante volte che abbiamo anche in situazioni che ci sembrerebbe paradossale, perché è un paese di poche migliaia di abitanti che non è a conoscenza di un'attività importante come quella di una comunità ludica tradizionale. Però questa è la situazione attuale in Italia. Anche per questo motivo siamo particolarmente contenti di essere riusciti a fare questa prima edizione del libro. Io finirei così, dovevano esserci delle altre persone a presentare con me il libro, vedo che non si affaccia nessuno, quindi penso che siano in altre faccende affaccendati. Finisco questa piccola presentazione. Abbiamo il libro, per chi fosse interessato e non ne fosse ancora in possesso, è disponibile nella libreria che abbiamo qui di fronte. Vi consiglio di andare ad acquistarlo perché è una opera prima assolutamente molto importante. Grazie.